la banda di Pizzo Ferrato. Pizzo Ferrato, eccola qui la banda di Pizzo Ferrato. Io vado vicino al maestro. Vieni, vieni Sara. Oh, eccolo qua, mettiamolo in mezzo il maestro. Sì. Lui è il maestro che si chiama Adriano Cacciato. Io lo conosco solo come Adriano in genere, perché con lui abbiamo fatto anche addirittura una tournée in Australia. No, però. Sì. Non con la banda di Colle Corvino, però lui era uno dei partecipanti e suonava con noi con la banda dei Bersaglieri. Bersaglieri. Invece adesso è il maestro della banda di Pizzo Ferrato, dove c'è una persona. Io andrei. Vallo a cercare un attimo. Vorrei salutare una splendida ragazza che si trova qui, la nostra Anna Di Giorgio. Buon pomeriggio. Falla venire avanti. Sara Pasquale. Raggiungiamo Pasquale, ecco il nostro bravo Diego Martelli, ora purtroppo indietreggerà. Eccoci qui. Raggiungiamo Pasquale e il maestro. Allora, Anna Di Giorgio, ma tu che strumento suoni e che tu fai? Allora, lei è la capitana della squadra, perché no, c'è il c'è il fazzoletto. No, per comodità, per non rovinare la divisa. Allora, io suono l'ottavino, come potete vedere, questo piccolissimo strumento, il più leggero. Infatti sono quella che fa meno fatica quando facciamo delle estenuanti processioni. Sì, perché volevo far vedere quello che porta laggiù il basso. Infatti. C'è il sousaphone, che è molto più pesante da portare, sì. Quindi io assolutamente non posso lamentarmi. E facci vedere come suona sto ottavino, su. Facciamo vedere. Sì, sì. Vabbè, no, abbiamo visto. Giusto per vedere che non fai finta, capito? No, vabbè, allora quindi, dacci un saggio veloce, dai. La nota che usiamo per intonare, che è un la. Basta, non faccio nient'altro perché veramente mi vergogno. Vi dico la verità, sono più emozionata a suonare con la banda che non a stare qui a presentare questo. Diciamo con il maestro Adriano, questa banda è nata quando, come? Nel 1992. E vi esibite dove? Dove vi chiamano ovviamente? Nelle feste? In zona, sì. Dove anche fuori regione? No, qualche volta, qualche raduno fuori, se no. Quanti elementi è composta questa banda? 35. Sì. I pezzi che fate quali sono? Marce sinfoniche, poi le solite sono marcette brillanti. Sì.